Venditalia 2016 continua ancora con altre novità. Ci troviamo allo stand di Mitaka Illy, l'azienda che in soli 10 anni o poco più è riuscita a creare un brand e un mercato di nicchia davvero importantissimo, con oltre 200 concessionari solo in Italia. Siamo qui con Francesco Minerva, il responsabile marketing ma anche e soprattutto direttore commerciale dell'azienda. Un bel percorso, grandi premi per un uomo che piano piano è riuscito ad arrivare in vetta con una posizione certamente di rilievo. Buongiorno e bentornato dinanzi ai microfoni di Venin TV e veninnews.it. Buongiorno agli amici di Venin TV, ma non sono i risultati dell'uomo, sono i risultati dell'azienda, che sono entusiasmanti e che ogni giorno ci portano a mettere a nuove energie che a volte non sappiamo da dove arrivano, ma i risultati ci portano sempre più in alto. Quindi... Ma se non ci fossero state le caratteristiche, sei pur certo che non diventavi direttore commerciale dell'azienda? Beh, l'impegno premia sempre, la passione ci contraddistingue. E allora Francesco, oggi, ieri, l'altro ieri eravate talmente pieni che chiunque passasse diceva: ma è lì che vendono il pane? Sì, abbiamo avuto una grande affluenza di clienti, di persone che sono venute qui a vedere le novità che proponiamo per tutti i settori ormai che copriamo col nostro porzionato, e quindi siamo contenti di aver rivisto tutti gli amici, tutti i nostri distributori, i nostri partner. Ma non solo, perché tanti nuovi potenziali clienti si sono avvicinati a voi, un po' incuriositi dalle nuove macchine, un po' incuriositi dai nuovi prodotti che ora io spero ci andrai a presentare. Certo, vi presenterò i nuovi prodotti. Effettivamente tanti amici italiani ma soprattutto stranieri si sono affacciati in questo stand qui in Venditalia e siamo contenti dei risultati, tanti contatti che abbiamo avuto. Passiamo ai prodotti? Sì, da dove cominciamo? Beh, allora, noi abbiamo rinforzato la gamma macchine per i piccoli uffici con la più piccolina, la I8, quindi funzionante col sistema IS, che affianca la sorella che già esisteva sul mercato per il sistema MPS, e quindi la gamma macchine che vedrete alla fine è veramente, veramente interessante. Il vending rimane in questo momento basato sulla Perla e sulla Winnie, ma come abbiamo già anticipato proporremo delle cose a breve, diciamo nell'autunno. Diciamo anche strepitose, io vi dico strepitose, non possiamo dire di più in questo momento. Dobbiamo lasciare ancora un attimo di sorpresa ai nostri amici, ma presto ci rivedremo anche con qualche intervista da noi. E poi il settore dell'Horeca, dove lo ripresentiamo con la capsula doppia che sta performando molto bene in Italia e all'estero. Abbiamo introdotto in collaborazione con l'azienda Spinel delle macchine per il catering, ma la grande novità è invece questa piccola macchina dedicata al micro ufficio ma soprattutto alla famiglia, che sentite bene è in grado con una sola macchina di erogare non solo due tipi di capsule diverse, ma fino a 30 bevande diverse, passando dai caffè di ogni forma e formato a un multi beverage completo che include una cioccolata, un cappuccino, un latte, dei tè, degli infusi, l'orzo, il ginseng, il caffè americano, il caffè crema per i tedeschi, insomma una macchina che può andare da un polo all'altro o da un continente all'altro senza vergognarsi di non riuscire a fare qualcosa. Una macchina multitasking. Multi beverage, multitasking, facilissima, piccolina, compatta, colorata, simpatica da utilizzare, sembra un giocattolo, però la qualità è sempre la stessa. Gli standard qualitativi del formato MPS rimangono inalterati, c'è la convenienza, la possibilità di fare due caffè allo stesso tempo, per chi ama il caffè americano c'è la soluzione americana. Per diciamo, la popolazione dell'Europa del Nord proponiamo un caffè crema eccezionale, e poi per chi vuole far gustare anche qualche prodotto più piccolo, sicuramente la cioccolata, un latte aromatizzato alla vaniglia, un cappuccino da una capsula con 16 grammi di prodotto, quindi tante tante bevande che potete anche vedere in questi cassetti che a fatica contengono tutte le 30 referenze che abbiamo portato in fiera e che danno un'offerta eccezionale.
Ecco, io pensate che avevo tra le mani il, diciamo, la doppia capsula, no? Quella destinata, la sorella più grande della, del sistema MPS. Definiamo l'MPS largo. Esattamente. Attraverso la quale può essere erogato un caffè americano o un doppio coffee o cos'altro ancora? Allora, il caffè crema, per esempio, un caffè crema che realizziamo con 11 grammi di caffè, quindi per chi ama un espresso molto lungo, quindi pensiamo ai tedeschi che bevono 100-120 millilitri di caffè ma vogliono comunque corpo e crema, ecco, con questa capsula che è fatta, che contiene 11 grammi di caffè, riusciamo a dare un'ottima bevanda in tazza. Francesco, questa è la macchina di cui stavamo parlando prima, cioè quella che ci stavi spiegando è in realtà la più piccola della vostra gamma, destinata alla famiglia, destinata ai piccoli uffici e, diciamo, per poter riuscire a entrare con forza, con autorevolezza, con importanza nel settore domestico, dove già in parte siete presenti attraverso dei gestori che servono comunque tanti ambienti domestici. Certo, il settore domestico cresce in doppia cifra, non solo per noi. Noi cresciamo del 50% all'anno in questo settore. Qui ci siamo divertiti, è una macchina compatta, ha qualche piccolo segreto che adesso andiamo ad illustrarvi. Intanto è una macchina che non ha l'espulsione automatica, ma ha due portafiltri che danno la possibilità di gestire due formati di capsule diverse. Un piccolo contenitore di capsule esauste permette poi di lavorare vicino alla macchina senza sporcare il piano di lavoro, dando la possibilità al cliente di buttare le capsule appena usate mentre si prepara l'altro caffè. Quindi una piccola soluzione piena di sorprese che contiamo possa affermarsi con grande successo fin dalla fine del 2016 nel mercato italiano e europeo e internazionale. Beh, io direi che è già bella da vedersi, al tatto è ergonomica, è easy nell'utilizzo. Cos'altro dire? Vogliamo fare un caffè con questa macchina? Anche perché Sicuramente. Anche perché tu devi sapere e anche voi dovete sapere che, siccome le novità sono davvero tantissime quest'anno, non riusciamo a fermarci tra un'intervista e l'altra per poter bere un bicchiere d'acqua, per poter mangiare un tramezzino, nonostante tutti ci ricordino: vieni qui, abbiamo il prosecco, vieni qui, abbiamo del buon vino, abbiamo dei panini, abbiamo la grana, insomma hanno l'impossibile, solo che noi non abbiamo tempo. E allora in questa occasione vi erogo il caffè, così fate presto e potete passare alla successiva intervista senza rubare altro tempo ai colleghi, unendo l'utile al dilettevole. Certo, ecco, il caffè è pronto, pochi secondi, e eccolo qui, tutta crema 100% arabica in questo caso, e si vede tutto. Svuotiamo il cassettino, rimettiamo il cassetto in posizione e la macchina è pronta per un'altra bevanda. Bene, grazie allora Francesco, tanta bella roba tra le cose che abbiamo visto. Non dimentichiamo che nel frattempo siete qui anche e soprattutto per rinnovare la proposta a tutti i vostri gestori, ma anche a qualcuno nuovo, delle macchine che fino ad oggi hanno determinato il successo di Mitaka Illy. E allora, è un successo continuo, lo ripetiamo ormai da anni, siamo orgogliosi di quello che i nostri partner stanno facendo, ci fa sempre piacere rivederli in queste occasioni e continuiamo così. Bene, grazie Francesco, allora io vi lascio nel frattempo a lui che può salutarvi e poi corriamo per altre novità. Saluto gli amici di VendingTV.it. Grazie e saluti agli amici di VendingTV. E io nel frattempo, come vi dicevo, corro via, magari dopo aver assaggiato il caffè, in altro stand per documentare attraverso microfono e telecamera tutto ciò che viene presentato di nuovo in questa biennale milanese della distribuzione automatica, la più attesa al mondo, Venditalia 2016. Grazie, arrivederci.